È morto Filippo Penati, dirigente del Partito Democratico e presidente della provincia di Milano dal 2004 al 2009. Aveva 66 anni. Era nato a Monza il 30 dicembre del 1952. Era malato da tempo, era ricoverato alla Multimedica di Sesto San Giovanni, la città dove fu sindaco per 2 mandati. I figli di Penati, Simone e Ilaria, chiedono riservo e rispetto del dolore e soprattutto il rispetto della sua volontà di andarsene senza notizia e senza clamore. I funerali, per volere dello stesso Penati, avverranno in forma strettamente privata. La sua vita dedicata alla politica, segnata da lunghe vicende giudiziarie e per ultimo dalla lotta contro il tumore. La seduta del Consiglio Comunale di Milano è iniziata con un minuto di silenzio, così l'Aula ha ricordato Filippo Penati. Il presidente del Consiglio Comunale, Lamberto Bertolè, lo ha ricordato come protagonista di un'importante stagione politica da presidente della provincia di Milano e poi da amministratore del Partito Democratico. Filippo Penati per molti è stato un amico, per altri un avversario politico con cui confrontarsi, ha concluso. Ha affrontato con dignità la sua malattia e le vicende che hanno segnato l'ultima stagione della sua vita. Anche Beppe Sala scrive su Twitter: "È mancato Filippo Penati, non è il momento di giudizi politici e non voglio ricordare il suo profilo istituzionale. Per me è stato solo un amico a cui ho voluto bene, che ho accompagnato nell'ultima dolorosa fase della sua non banale vita."